In cosa consiste il vostro progetto? Allora, noi dobbiamo simulare un'azienda come laboratorio scolastico e attraverso numerosi uffici, quali segreteria, vendite, ufficio acquisti, magazzino, l'ufficio marketing che svolge anche un importante ruolo perché è quello incaricato di far conoscere questa azienda simulata anche all'esterno e quindi di favorire anche l'interazione con altre aziende simulate e quindi questo ci permette anche di simulare gli affari, acquisti, vendite, offerte. Grazie a questo ufficio abbiamo anche realizzato un sito noi e ci sono anche arrivate delle proposte da persone vere di acquistare le nostre merci, soltanto che noi, essendo un'azienda simulata, non potevamo accontentarli e si sono limitati a farci dei complimenti per come l'abbiamo sviluppato. Quindi è un progetto molto molto verosimile. Sì, molto verosimile, la nostra scuola lo fa in quarta, è previsto solo per il quarto anno, solo che noi come classe abbiamo sperimentato questa esperienza dal secondo fino al quarto anno e quindi abbiamo avuto anche una possibilità di approfondire meglio il discorso e sì, alla fine siamo riusciti a fare una cosa molto verosimile. Verosimile il progetto, ma verosimili anche le competenze che sono state messe in atto. Quali sono? In che modo ti sei speso per questo progetto? Beh, io innanzitutto abbiamo tutti quanti ruotato nei vari uffici. Io ero partito dall'ufficio vendite e lì ero proprio addetto a fare tutte le fatture di vendita e tutto quello che va dietro appunto a un ufficio vendite, quasi come se fosse reale. Poi mi sono spostato nell'ufficio marketing e là cioè mi occupavo della pubblicità. Sì, abbiamo ricevuto anche abbastanza complimenti per queste pubblicità che comunque erano, grazie al sostegno anche del dottor Tronchin, che è un esperto in marketing, siamo riusciti a sviluppare le pubblicità che potevano essere anche molto carine, diciamo. Quanto sono importanti le competenze digitali per un'azienda? Voi che ne avete avuto modo di vedere come si sta dentro le aziende? Beh, oggi come oggi il digitale credo che abbia un ruolo decisivo all'interno di un'azienda, infatti un'azienda senza il sito è già più difficile da raggiungere, in quanto, faccio un esempio banale, magari non si sa dove sia locata o un numero di telefono, cosa faccia esattamente. Quindi, dal punto di vista del sito serve a farla conoscere, a far conoscere le promozioni, magari anche tramite l'e-learning a aumentare il numero degli affari. Inoltre, gestendo magari internamente con un software gestionale la contabilità, si riesce a favorire, aumentare la velocità di trasferimento di tutti i dati, le informazioni, le fatture, qualsiasi cosa tra un ufficio e l'altro, riducendo anche magari il numero degli errori e riducendo anche i tempi d'attesa. È stato impegnativo perché comunque ci siamo messi a lavorare abbastanza, però è stato anche divertente perché comunque lavorare tutti insieme, simulare di essere un'azienda è stata veramente una bella esperienza che è servita anche, soprattutto. Già ho avuto modo di vedere più o meno come funzionano i vari uffici e quindi sarò avvantaggiato rispetto ad altre persone che arrivano in un'azienda senza avere un minimo di conoscenze già precedenti. Quindi sì, secondo me sarò avvantaggiato, può essere utile per il mio ingresso al mondo del lavoro.